Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. In questo video voglio augurare a tutti gli studenti un buon rientro a scuola. Spero che abbiate passato una bella estate. Io personalmente penso ancora a quello che ho fatto quest'estate. Abbronzatissima sotto i raggi del sole. Com'è bello sognare abbracciato con te. Qui personalmente si muore dal caldo. Voglio calore. In questo video vi voglio far vedere le varie tipologie di studenti che forse voi non credevate possibile che potessero esistere. Buona visione. Oggi il professore ci ha dato un sacco di compiti. Vediamo. Scienze, geografia, storia. Adoro moltissimo studiare. Oh, mi è arrivato un messaggio. No, mi devo mettere a studiare. Ma pensavo. Ma se le farfalle invece di volare per caso camminavano, come sarebbe stata la nostra vita? No, non posso pensare a queste cavolate, devo pensare a studiare. Si ricomincia con la scuola. Yo, Favij! Vedo che se ne va il sole. Cavolo, ci sono un sacco di compiti per domani e non so come fare. Devo assolutamente arrivare a prendere almeno un 10. Vediamo. Sì, allora, la teoria della relatività, sì. Oh cavolo, non farò mai in tempo. Qua mi serve una mano. Vuole quasi alle porte. E giuro che mi sparo in fronte. Quest'anno sognavo di essere bravo. Non so come fare. Poi c'ho pure i compiti di grammatica. E invece avrò solito 3. Domani c'ho una verifica molto importante. Meglio che mi metto a studiare. La verifica di storia, cioè se non prendo un 10... Tanto vale che mi ritiro dalla scuola perché devo prendere per forza 10. Vediamo. Non manco un 5 o un 4, ma 3. Mi girano un botto le palle. Ma sì, penso che ce la posso fare ad arrivare almeno al 10. Io vado a vendere rose. Il mio quaderno tutto bello ordinato con tutti gli appunti. Sì. Domani devo prendere 10, così mi posso vantare agli occhi di tutti i miei compagni, perché loro comunque non sono capaci e io devo esserlo per forza, devo essere la migliore della classe, anzi no, di tutta la scuola, però è meglio che mi metta a studiare. Italiano per 2 ore, e sai che odio il professore. Domani una verifica importante di storia. È meglio che mi metta a studiare. Se c'è tanto ogni lezione, non prenderò mai 9, mi sento in imbarazzo. Non pretendo di prendere 10 perché anche qui sono in fortuna. Però almeno provo a dare meglio di me. Però devo mettermi a studiare. Quest'anno sognavo di essere bravo. Momento di pausa, mi è arrivato un messaggio. Eh sì, perché anche studiare troppo può far male al cervello, quindi potrei non rendere il meglio di me domani, quindi un momento di pausa non me lo toglie nessuno. Pausa finita, mi rimetto a studiare. Secchione, invece avrò solito 3, sì proprio il 3. La professoressa ci ha dato un sacco di compiti. Oltretutto domani ci interroga. Vabbè, io mi metto a studiare. Però se poi prendo un brutto voto non ne faccio un dramma, dai. Sarà per la prossima volta e poi posso sempre recuperare. Però mi conviene sempre studiare perché è bene prendere sempre dei buoni voti. Non manco un 5 o un 4 ma 3. Mi girano un Domani c'ho un compito. Un compito di storia dell'arte. Sull'architettura inglese. Ah, pensavo. Sarebbe bello visitare l'Inghilterra.
Che bello visitare l'Inghilterra. Eh sì, però devo mettere anche a studiare perché sennò. Ah, però l'Inghilterra è bella. L'adoro l'Inghilterra proprio con quei bei prati, con l'architettura. No, 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 le fantasie più tardi, per favore. Ma devo mettermi a studiare perché sennò domani prendo un brutto Le palle fra te, io vado nelle rose, voto. Che bello voglio questa darti cose immagine! Fa vedere nuove, proprio intervalli l'architettura inglese, com'è concordi, costruita. e ti svegli Stupenda. alle Vabbè, 6. ho finito. Padre non sopporti. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Spero che quest'anno renderete il meglio a scuola. Voglio fare un in bocca al lupo a tutti coloro che quest'anno devono sostenere un esame, che sia di terza media o l'esame di Stato, non ha importanza. Se il video vi sia piaciuto, mettete un mi piace, pollice in su, e scrivete dei commenti. E se avete qualche altra idea su qualche altro video che vi piacerebbe vedere, me lo scrivete qui sotto e io vedrò di accontentarvi. Presto, ragazzi.